Ragazzi miei, buona giornata, buona giornata. L'avete smaltita? Come avete dormito? Un pochino meglio? Spero di sì, io sto registrando di notte, quindi a letto non ci sono ancora andato per riuscire a portarvi di prima mattina questo nuovo contenuto che spero possa farvi svegliare al meglio. Quindi mettetevi comodi mentre pucciate il biscotto nel caffè latte perché ho tante cose da dire. Sarà abbastanza lungo e sicuramente non sarà nemmeno l'unico contenuto di giornata. E mi dispiace avere questo mood non proprio eccezionale per un motivo. Oggi c'era un prodotto che volevo presentarvi, di cui volevo parlarvi, ed è un prodotto molto molto interessante, molto bello, di cui vi avevo già sparlicchiato un pochettino su Twitch e sugli altri social, e stiamo parlando delle carte collezionabili di Topps. Eccole qua. Vi faccio vedere alcune carte al volo, poi durante le pagelle magari andiamo ad approfondire. Abbiamo diversi tipi di rarità. Abbiamo le carte comuni, che possono essere queste qua, come quelle di Locatelli e di Bremer, in giallo o in bianco. Poi abbiamo le non comuni, che possono essere addirittura brillanti, come questa di Cuadrado, e di Cuadrado parleremo nelle pagelle assolutamente. Poi abbiamo diverse carte speciali. Abbiamo una mitica, come quella di Di Maria. Guardate che bello il grado di foilatura, anche Di Maria non proprio eccezionale. Bonucci non ha giocato, ma è una Fire and Ice Limited Edition, dato che potrete acquistare tre tipi di prodotti, la bustina singola oppure due tipi di box, uno dei quali appunto ha le Fire and Ice. E poi ci sono altre carte speciali, come questa di Vlahovic, che è una sorta di final boss. Molto molto bella l'idea di richiamare anche i videogiochi anni 90. E poi vabbè, vi avevo fatto vedere questa carta rarissima che avevo trovato di Haaland con all'interno un pezzo di maglia del Manchester City, addirittura veramente meravigliosa. E chi mi segue, chi mi conosce anche sul secondo canale, cioè quello inerente appunto al retro e al collezionismo. Sapete bene che io sono molto patito di collezionismo e dato che adoro il collezionismo, le carte collezionabili e anche il mondo del calcio, quale modo migliore per non mettere insieme tutte queste passioni se non le carte di Topps? Purtroppo ci sono anche gli avversari che ci hanno eliminati, il Papu Gomez, Jesus Navas, El Hesnry e bla bla bla, vanno a giocarsi loro la finale. E questo è, se volete anche voi iniziare un po' a collezionare queste carte che possono avere anche un valore molto elevato, a maggior ragione quelle di tiratura limitata, ed è sempre bello poi cercare di trovare le carte più rare, cercare di collezionare e scambiare insieme ai vostri amici. Vi rimando alle edicole, ai supermercati e agli hobby store. E se trovate queste carte tiratura limitata come quella di Haaland con dietro appunto il numero di tiratura, conservatele bene perché hanno un valore molto elevato e con il tempo acquisiranno ancora più valore. Mi dispiace dover parlare di Topps, che è un prodotto meraviglioso con il quale ho il piacere di collaborare, dato che, come vi dicevo, sono veramente innamorato di queste cose qui, in una giornata così negativa per la Juve, però. Questo è, vi lascio in descrizione un link per informarvi al meglio e direi che possiamo iniziare le nostre pagelle. Ed eccoci qua che andiamo a recuperare tutto quello che abbiamo preparato. Pagelle, Siviglia-Juventus 2-1. Male, raga, male, 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 male. Ma cerchiamo di andare un po' più nel dettaglio. Vi lascio qui sopra in descrizione anche il video post partita che per forza di cose è andato molto bene. Di solito quando accadono queste cose i video vanno sempre una bomba, ma mio umore non era proprio dei migliori, ecco, devo dire la verità. Passato un paio d'ore dalla fine della partita, sono andato un po' in giro per casa, ho bevuto un po' d'acqua, sono fatto un caffè, dato che la notte è molto lunga, sarà una notte di lavoro e quindi eccoci qua. Voto 3 a Massimiliano Allegri. Voto 3 per diversi motivi, che ho già spiegato comunque nel video post partita. Qualcuno so per certo che mi dirà: è fin troppo alto, potevi dar di meno. Però la Juventus qualche occasione l'ha creata. Sono state occasioni estemporanee, sono state occasioni singole, sono state occasioni così. E quindi proprio per dire che non tutta la colpa ricade su Massimiliano Allegri, ma per quanto mi riguarda una grande percentuale di colpa. Perché è vero che se i giocatori davanti alla porta poi sbagliano il gol, è vero che se i giocatori poi sbagliano nel momento in cui si subisce gol, beh, le colpe vanno ai calciatori, ma non solo. Ovviamente anche a un discorso legato al posizionamento in campo, l'atteggiamento e tutte cose che per forza di cosa, per forza di cose prepara l'allenatore. Io ripeto, la cosa che più mi delude in assoluto è avere la sensazione che la Juventus non sia in grado di vincere queste partite, di ribaltare queste partite, di riaprire queste partite, di rimontare queste partite, di fare gol, di fare gol. E questo passa dall'allenatore.
Queste sono tutte cose che passano da Allegri. E ragazzi, anche qua, chi mi segue da un po' di tempo, da qualche anno, sa bene quanto io sia sempre stato legato a Massimiliano Allegri per tutto quello che ha fatto in passato per la Juventus, tutti i trofei che ha portato, i traguardi che ha raggiunto. Io ero contento di vedere Allegri ritornato alla Juventus l'anno scorso. Due anni fa, l'anno scorso, al termine della stagione, che avevo comunque definito fallimentare, mi ero tirato indietro. Avevo detto, ragazzi, quante volte abbiamo cambiato allenatore dopo un anno negli ultimi anni? Diamo un secondo anno e vediamo dove andiamo. Però dopo esigo un miglioramento. Il punto è che miglioramento non c'è. E come vi dicevo nel video di ieri sera, è addirittura peggio, perché adesso usciamo addirittura in semifinale, manco più in finale. Prendendo neanche più le finali, Coppa Italia, Supercoppa, prendendo direttamente le semifinali. Passa questo sicuramente da un discorso di atteggiamento della squadra in campo, di come è messa la squadra in campo, ma davvero la cosa che al di là del giochi basso, giochi passivo, giochi dietro la linea del pallone, la cosa davvero assurda è che io ho perso la fiducia nella squadra di andare a fare gol. Cioè, questa è la cosa più allucinante, perché potete dirmi quello che volete dell'Allegri 1.0. Si giocava male, era noioso, quello che volete, perché poi ognuno ha diritto ad avere, secondo me, la sua opinione. Ma una cosa ce l'aveva Allegri nel primo ciclo, una cosa te la dava, e cioè la sensazione di comunque volerle vincere le partite, in un modo o nell'altro, di arrivarci al risultato e quindi passare anche comunque per segnare dei gol. Le Juventus degli ultimi 2 anni, ragazzi, rinunciano completamente alla fase offensiva. Cioè, tutte le volte che abbiamo da costruire un'azione o finalizzare un'azione, o nasce perché, che ne so, l'errore dell'avversario, come in occasione del gol di Vlahovic, tra l'altro, o perché i giocatori in due passaggi arrivano in porta. Mi viene in mente il tiro di Rabiot dopo una bellissima azione che si sviluppa palla a terra nel secondo tempo, oppure il tiro di Di Maria che si sviluppa con un'altra bellissima azione palla a terra. Ma quelle sono azioni estemporanee, perché i calciatori sono forti, i calciatori sanno farle quelle cose. Se fosse una richiesta allenatore, quella roba lì la vedremmo 2, 3, 4, 5, 6, 10 volte a partita. Perché quelle cose non vengono effettuate? Perché Allegri non lavora su queste cose? D'accordo. Ti concentri più su non prendere gol? D'accordo. Però poi il gol me lo devi fare. Cioè, la sensazione di tranquillità alla squadra, la sensazione ai giocatori in primis, mica a me. Beh, perché io sono l'ultimo degli stronzi, però ai giocatori, ragazzi, in campo, a me manca questa cosa qui. E queste cose qui le dà l'allenatore. Ma mica oggi, perché oggi, secondo me, la formazione iniziale è pure giusta. Che giochi Ealing al posto di Kostić, è pure giusto. Ken, col senno di poi, ha fatto una buona partita. Non è quello il punto. Cioè, non è quello lì il punto. Il punto è quello che ti passa la squadra. Ieri ero molto arrabbiato, ieri, 2 ore fa, nel video che avete visto ieri. Oggi, ora, sono un po' più rilassato, ma perché l'ho sbollita? Perché è che l'ho mandata giù. Ma perché sono anche convinto che sia giusto così. Cioè, io sono convinto che sia giusto che la Juventus sia uscita. Cioè, già tu non sei la squadra migliore del mondo in grado di creare 1.000 occasioni a gol. Quelle che hai, le sprechi. Dopo averle sprecate, ti chiudi, ti abbassi, rinunci. Allora poi che cosa devi dire? Che devi andare avanti te? Ma non te lo meriti. E non venitemi a fare l'esempio della Roma, perché ieri sera mi sono letto i commenti e gente mi faccia l'esempio della Roma. Però, ragazzi, se permettete, lo dico anche con un po' di saccenza, risulterò anche antipatico magari ai tifosi della Roma, ma noi siamo la Juventus. E chi se ne frega della Roma? Chi se ne frega della Roma? Che la Roma arrivi in un certo modo in finale d'Europa League, bravi loro, benissimo per loro. Noi non ci siamo manco arrivati in finale d'Europa League. L'avremmo meritata di più, di meno? Non lo so, non mi interessa. Ci sono loro. E noi dobbiamo riabituarci a passare da queste cose di campo. E queste cose di campo passano dal lavoro quotidiano, dall'allenamento. E queste cose negli ultimi 2 anni non si sono viste. E queste cose passano da Allegri, che si becca 3. Perché, ripeto, la formazione la azzecca. Delle palle gol, le sbagliano i calciatori. Però, ragazzi, non si può completamente sempre poi essere così rinunciatari. E anche quando c'è la possibilità di andare a recuperare negli ultimi 25 minuti dei supplementari, stare a giocare negli ultimi 5 quando non il cartellino rosso da Cugna. Non si può essere costantemente messi sotto pressione con la difesa. Io vedo delle difese costantemente stressate.
costantemente stressate. E poi Bremer ti fa il rigore con l'Inter, Fagioli ti sbaglia col Sassuolo, Chiesa ti sbaglia con il Siviglia, sì, però le difese sono sempre messe sotto stress. Allora, oggi ho sbagliato Chiesa, va bene, prendiamo Chiesa e impicchiamo Chiesa. Col Sassuolo ho sbagliato Fagioli, prendiamo Fagioli e impicchiamo Fagioli. Con l'Inter ho sbagliato Bremer, prendiamo Bremer, impicchiamo Bremer. Però oltre all'errore c'è sempre solo una cosa in comune, che questi giocatori vengono sempre messi sotto pressione. E io all'interno di partite del genere, come con il Sassuolo, come con il Siviglia, quando gli altri continuano a mettermi sotto pressione con così tanta importanza e con così tanta forza, io dopo faccio anche un po' fatica ad attribuire le colpe ai calciatori, che le hanno, non si sta dicendo che non ce le abbiano, ce le hanno, ci mancherebbe altro, ce le hanno. Ma le colpe principali per me sono proprio nei confronti dell'allenatore, che non è stato in grado di trasmettere alla squadra, di trasmettere a questi ragazzi queste informazioni che sono basilari nel gioco del calcio, basilari, cioè vitali. Senza di queste non ci puoi giocare a calcio, non puoi vincere, e non stiamo vincendo, ed è giusto che non vai a giocarti la finale. Quindi io mi sono ritrovato mille commenti, è Allegri che non l'ha passata a Ken, è Allegri che ha fatto il pallonetto, è Allegri che ha perso palla, è Allegri che... Però ragazzi, allora come fa a essere merito di Allegri se vinci la partita, se Di Maria ti fa la giocata da fenomeno e scarta tre, poi tira in porta e fa gol? Allora in quel caso il merito di Allegri dov'è? È nell'aver messo in campo la squadra. Ok, allora anche se Di Maria sbaglia, comunque Allegri può avere delle colpe, no? Se può avere dei meriti quando la giocata la fa il giocatore, può avere delle colpe anche quando l'errore è del giocatore. Mi sembra palese, mi sembra un ragionamento che fila. E non venite mai a dire che sono in malafede nei confronti di Allegri, davvero, perché o non avete seguito il mio canale negli anni, l'evoluzione negli anni, o banalmente negli ultimi mesi, perché con il Napoli io non mi sono tirato indietro, ho visto una partita preparata molto bene dall'allenatore, ho fatto presente questa cosa, ho sottolineato questa cosa, ho dato un voto alto ad Allegri nelle pagelle, perché io non ho necessità di mettermi qui e sparargli addosso in ogni partita. Se vedo che le cose le fa bene, bene. Se mi avesse vinto questa Europa League sarei stato felicissimo. Eppure siamo qua ancora una volta a ripetere concetti che dovrebbero essere scontati, che sono scontati, che abbiamo già detto mille volte. Però, a quanto pare, certe cose poi non passano sul campo. E la colpa di chi è? Se no allora dobbiamo metterci qua e dire sì, però se Fagioli sbaglia lì e Bremer sbaglia là e Chiesa sbaglia qua, allora vendiamo Fagioli, Chiesa e Bremer, prendiamo altri tre. Allora è sempre colpa dei giocatori. Questo che... Vabbè. 8-10 Szczęsny. Non mi ricordo quando ho dato 10 nelle pagelle l'ultima volta. Forse una volta l'ho dato, ma stasera mi sento veramente di doverglielo dare, perché ha fatto di tutto. Cioè ha fatto qualsiasi cosa. La Juventus, secondo me, non è affondata, non è annegata. Ha avuto anche quel brivido dei supplementari in cui diceva ma sì, dai, ne è uno, ne basta uno alla fine. Perché c'era lui. E ricordiamolo, dall'altra parte c'era una squadra che a metà classifica nella Liga, che un mese fa doveva retrocedere. Squadra serie difficoltà. Squadra... nemmeno di fenomeni, secondo me, che faceva semplicemente... Ecco, la grossa differenza tra la Juventus e il Siviglia è questa. Che comunque loro erano organizzati. Giocavano bene? No. Perché non giocava bene. Non sono una squadra che gioca bene. Però due cose dovevano fare, due cose facevano. Arrivavano sul fondo e mettevano il cross, arrivavano sul fondo e mettevano il cross, arrivavano sul fondo e mettevano il cross. E come fai dopo a dire no, la mano di Mendy Libar non si vede? È palese che si veda, se no non avrebbero fatto sti risultati. E hanno messo sotto pressione mille volte la porta difesa da Szczęsny, che si è superato in più occasioni. Poi, oh poveraccio, due gol li ha presi anche lui, ma ci mancherebbe altro, gli hanno fucilato la porta tutta sera. E questo è 10 al teccone, che anche poi alle telecamere, secondo me, è stato non banale, ha detto cose interessanti. 6 e mezzo a Danilo, guardate, facciamo così, 6 e mezzo a Danilo, 6 a Bremer, 6 e mezzo a Gatti. Vi dico questi tre. Quello che mi è piaciuto di meno è Bremer, che però ha fatto una partita nella partita con l'Enesri,
E Danilo e Gatti, secondo me, sono stati molto bravi dal punto di vista delle coperture, meno dal punto di vista della costruzione del gioco, dei passaggi, della precisione. Però quanto cazzo di cuore ci hanno messo tutti e due, i due braccetti di difesa. Per quanto comunque la Juventus abbia subito tanto, non è tanto il pacchetto difensivo, secondo me, che non ha funzionato, quanto più la fase difensiva della squadra, che è stata appunto costantemente schiacciata. Io ogni tanto dicevo, ma è possibile che Bremer non chiami la squadra a salire perché siamo troppo schiacciati? E quindi era sempre sotto pressione. Anzi, incredibile che Gatti, Bremer e Danilo non abbiano fatto errori. Ha fatto una partita molto molto buona da questo punto di vista. Ma perché? Perché la Juventus si ritrova quasi sempre a dover difendere negli ultimi 30-40 metri, 30 metri, 35 metri, perché Siviglia poi ci credeva. Alla faccia dell'andiamo a prendere le alte e pressarle, che diceva Cuadrado, non è andata proprio così. E a proposito di Cuadrado, si becca 4 e mezzo, perché la partita di Cuadrado, secondo me, è tragicomica e scandalosa. Questo al di là di quelle che sono le colpe e responsabilità, secondo me, molto chiare ed evidenti dell'allenatore, ma Cuadrado ha sbagliato qualsiasi tipo di giocata, qualsiasi opzione. Sbagliava gli stop, sbagliava i passaggi, quel rigore che non è stato fischiato al 45esimo, ancora grida vendetta. Brutta partita di Cuadrado, brutta partita, e forse una delle ultime partite in maglia Juve. E non ci salutiamo nel migliore dei modi qua, dopo una carriera veramente ad alti livelli in bianco nero, si sta concludendo nel peggiore dei modi. 5 e mezzo a Fagioli, un grosso in bocca al lupo Nicolò, che non era stato nemmeno uno dei peggiori in campo, però vi fa capire quanto siamo stati brutti nel primo tempo, perché il primo tempo non è stato chissà che cosa, il primo tempo non è stato bello. E Fagioli qualcosina ha messo, sì, però probabilmente manco arriva al 6. 5 e mezzo, stagione finita, peccato, avrebbe fatto veramente comodo. 5 Locatelli, brutta, bruttissima prestazione di Locatelli, che poi viene spostato proprio per via dell'infortunio in Fagioli come mezzala di destra, per poi venire sostituito. Non ha fatto una gran prestazione, non mi è piaciuto, e niente, si becca 5. Poi è ovvio che se lui parte da mediano e viene spostato mezzala, la sua partita cambia, è una partita con caratteristiche diverse, ovviamente, però secondo me non è riuscito a lasciare il segno all'interno di questa gara Locatelli. 8-6 a Rabiot, che tra l'altro vi mostro ancora qui nella card di Tops, non comune, foil però, brillante, olografico. Rabiot, ragazzi, il pallone a Di Maria, per quel pallonetto lì, lo da Rabiot, ed è un gran pallone. Quella palla che butta dentro nel primo tempo su assist di Locatelli, che è in fuorigioco, la butta dentro Rabiot. Quel tiro che esce millimetrico alla sinistra del portiere del Siviglia nel secondo tempo, lo tira Rabiot. Non una gran partita di Rabiot, però 4-5 cose le vai a pensare. Rabiot dentro la partita c'è, nelle giocate c'è, nei momenti chiave c'è, nei momenti decisivi c'è. Credo che sarà una grande perdita questo ragazzo, perché con stasera credo proprio che sia stato decretato che Rabiot non giocherà più la Juve. Immagino che la Juventus non farà la Champions League l'anno prossimo per via di quello che sarà una penalizzazione fuori dal campo. Vedremo, andiamo a vedere cosa succede, però è molto probabile che sia così. E quindi vediamo se Rabiot sarà con noi l'anno prossimo oppure no. Ragazzo che percepisce uno stipendio molto importante, forse non è nemmeno lo stipendio che può permettersi la Juve in questo momento, quindi vediamo un po' cosa succede. 8-6 a Ealing, che secondo me non ha fatto nemmeno una brutta partita, maggior ragione nel secondo tempo. Nel primo molto timido, era abbastanza fuori, nel secondo ho preso palla, puntato, ci ha creduto. Ragazzo del 2003, ragazzo di 19-20 anni, che si deve prendere in mano la Juventus. Poi a me non è piaciuto sentire Allegri che nel post partita mi parla dell'esperienza internazionale dei ragazzi. Cioè, Szczęsny non so quante partite abbia giocato in Europa, Danilo non so quante partite abbia giocato in Europa, Cuadrado non so quante partite abbia giocato in Europa. Questi hanno fatto dei mondiali, delle Coppa America, degli europei, della Champions, dell'Europa League. C'hai Bremer che gioca nel Brasile, comunque c'hai, va bene, d'accordo, Gatti non ci avrà l'esperienza europea. C'hai Rabiot che ha giocato una finale del mondiale e partite in Europa ne ha giocate, Locatelli che è campione d'Europa, Chiesa che è campione d'Europa, cioè
Di Maria che è campione del mondo, è entrato Paredes che è campione del mondo. Io capisco che Fagioli, Iring, Gatti non ce l'abbiano questa esperienza, però tu non è che esci da queste competizioni per questo, cioè non è questo il punto, che non passi questo messaggio qui, perché sarebbe il messaggio più sbagliato del mondo da passare. Anzi, ma meno male che c'è Iring, meno male che c'è Gatti, meno male che c'è Fagioli, meno male che ci sono questi giocatori qui, mica l'esperienza internazionale. L'esperienza internazionale la fai e la stanno facendo, hanno fatto delle buone partite, tutti e tre. Attenzione a far passare sto messaggio qui. 4 e mezzo Di Maria, perché insieme a Cuadrado secondo me è il peggiore in campo, perché non puoi permetterti quel pallonetto là, perché la scelta tecnica è sbagliata, perché non incidi dentro la partita, perché esci completamente dalla gara. E io da Di Maria invece mi aspetto che all'interno di questo caos, di questa anarchia tattica, proprio per problemi ovviamente legati all'allenatore, di cui abbiamo già parlato nell'introduzione, beh, uno come Di Maria però deve accompagnarmi la squadra, prendermela per mano, cercare di portarmela su. C'è un grosso fallimento questo di Di Maria, secondo me. Vedremo se rinnoverà con la Juventus, ma ragazzi, a questo punto qui non so neanche se lo farei, dico la verità, non so nemmeno se lo farei in questo momento qui, non sapendo la Juventus in quale competizione giocherà l'anno prossimo, non sapendo quali saranno i piani della Juve. Da amante di Di Maria, perché sono innamoratissimo di Di Maria, vi dico, non so se lo rinnoverei, non lo so. Sei più a Ken, che comunque ci ha messo dell'energia, ha preso un palo purtroppo su una parata bella di Bonu con il piede, e poi ha fatto una buona progressione, buona l'idea, non troppo l'esecuzione, dove si allunga un po' troppo il pallone e quindi non riesce, però vivo, portava sulla squadra, prendeva i falli, ha fatto un errore, un fallo banale, infatti doveva essere 6 e mezzo, ma quel giallo gli abbassa un pochino la valutazione, perché deve crescere da questi punti di vista qua Ken. Ecco, Ken è uno che, sì, è del 2000, sì, ha 23 anni, però di esperienza ne ha, è uno che non so quanti anni abbia già fatto la Juventus, 4 anni, non lo so, però 3 anni alla Juventus, 1 al PSG, 1 all'Everton, inizia ad avere già dell'esperienza, della Champions l'ha fatta, dei campionati li ha girati, quindi certe cose, ecco, adesso Ken inizia a entrare nella fase di maturità, della maturazione completa, quindi certe cose da Ken, un po' di più di testa, perché poi vedi, l'energia ce l'ha, secondo me Ken nelle gambe c'ha della dinamite, poi un po' grezzo e tutto quello che volete, però potente, un giocatore potente Moise Ken. 7 a Vlahovic, voglio dargli 7, voglio premiarlo Dusan Vlahovic. Guardate che bella questa carta, tra l'altro, guardate che bella, veramente molto molto bella, molto molto bella. Lo premio perché primo pallone che tocca fa gol, fa un gran gol, e ci avevo creduto Dusan, ci avevo creduto, basta questo, adesso moriamo pur di non prendere il gol, e invece no, invece il gol l'abbiamo preso, ma perché? Perché anche lì poi tu puoi essere bravo finché ti pare, però se tu continui poi a difenderti così ad oltranza, a non uscire quando tirano, non fare le scalate, allora io ti tiro da fuori, è l'unico modo che ho per farti gol, e te lo faccio pure, perché? Perché tanto tu non mi aggredisci, non mi vieni mai a chiudere in uscita, mi lasci la possibilità, lo spazio per il tiro. Poi Vlahovic scompare, dopo il gol Vlahovic scompare, inglobato dal nulla cosmico che c'è nella Juventus in fase offensiva, inglobato. Ma che gli vuoi dire? Che cosa poteva fare? Cioè, l'unica palla giocabile che ha avuta lui te l'ha buttata dentro. Per me si becca 7 e finisce qua. Ho detto 6 più a Paredes, che non mi è dispiaciuto, non mi è dispiaciuto. Tra l'altro secondo me ha fatto una buona partita anche di cuore, di carattere, di esperienza. Paredes... non mi è dispiaciuto, non è da 6 e mezzo probabilmente, però sei più, sì. Credo che sia stata una delle partite più buone di Paredes da quando alla Juve, non, ma per voglia, per abnegazione, non male. E poi mi dispiace, ma Chiesa si becca 4, e mi dispiace un botto che Chiesa si vada a beccare il 4 in pagella, per un paio di occasioni in cui poteva trovare il pareggio, ce le ha avute, ha sbagliate, l'occasione del gol del Siviglia, sbaglia una palla che non deve perdere. Io però, è quello che vi dicevo prima, sì, oggi
Oggi mettiamo pure in croce Federico Chiesa, mettiamolo in croce, nessun problema, cioè non mi tiro indietro, la valutazione è 4. Però poi, attenzione, non è tutto oro quel che luccica, cerchiamo di guardare la luna e non il dito che indica la luna, perché cioè, a un certo punto dovremmo chiederci, ma per quale motivo un giocatore offensivo come Federico Chiesa passa il 90-95% del tempo dietro la linea del pallone a fare densità, anche quando magari la squadra sta vincendo, sta perdendo, sta pareggiando? Cioè, com'è possibile che questo giocatore non incida mai? È diventato scarso, l'infortunio l'ha rovinato, non è in forma, non lo so, facciamo anche finta che possa essere così. E allora perché lo mettiamo dentro? Se è scarso, rovinato, non in forma, perché lo mettiamo dentro? Salviamoci un cambio, lasciamo su Di Maria, che stava facendo schifo anche lui, lasciamo su Di Maria, che magari qualcosa si inventa. Mettiamo qualcun altro, mettiamo Milik, che comunque è un giocatore che esperienza ce l'ha, il piede ce l'ha, tutto quello che vuoi. Però puoi metterci Chiesa, puoi metterci Milik, puoi metterci Di Maria, puoi metterci Vlahovic, puoi metterci Ken. Gli attaccanti della Juventus poi fanno fatica ad incidere, perché fanno delle partite più di lotta che d'attacco, nelle partite più di chiusura di linee di passaggio nei confronti dell'avversario piuttosto che di costruzione d'azioni offensive. Poi ci sono quelle due o tre volte in cui gli si chiede lo strappo per andare, per poi tornare a coprire, perché gli attaccanti della Juve difendono. E allora dia la colpa a Chiesa, benissimo, ha sbagliato, ci mancherebbe altro, però a un certo punto chiediamoci anche perché Chiesa è costretto a fare queste cose, gliela diamo la colpa, non c'è problema, Chiesa 4. Però una volta è colpa di Fagioli, una volta è colpa di Chiesa, una volta è colpa di Bremer, colpa di Maria che fa il pallonetto, colpa di Bremer che becca il palo, di Ken che becca il palo, colpa di Bremer che sbaglia quel gol, mi ero dimenticato di nominarlo, buona occasione anche quella, colpa di Rabiot che sbaglia il tiro, va benissimo. Però io sono convinto che se la Juventus avesse davvero ereditato dall'allenatore in 2 anni di lavoro una propria identità tale per cui si possa andare a fare gol, si possa andare a vincere le partite, si possa andare senza paura di dover prendere gol all'attacco, anche per chiudere una partita, perché 1-0 non è mica chiusa, non è mica vinta, e quindi puoi andare a farne un altro. Tu poi l'errore lo puoi pure fare, ma se sei 2-0, 3-0, 4-0, 2-1, 3-1, 4-1, perché il gol lo puoi prendere. Fa l'errore, vabbè, andremo 3-2, 4-2, magari poi ne andiamo a fare un altro ancora. Perché l'errore ci sta, il gol si può prendere, però il gol si deve pure fare. Quindi mettiamo in croce Federico Chiesa, va bene, ha sbagliato, ok. Però ragazzi, a me francamente ha pure stancato dover guardare le partite pensando possono metterci tutti in grandissima difficoltà e noi veramente in poche occasioni mettiamo in difficoltà quegli altri. Poi ci sono gli errori dei giocatori. Però secondo me ci sono degli errori di presupposto proprio con cui la squadra scende in campo. E chi le decide quelle cose lì? Ma non dicevo mica io, Decide mica Chiesa. Né Rabiot che sbaglia, né Di Maria che sbaglia, né Fagioli che sbaglia, né Bremer che sbaglia. No, quelle no. Voto 5 a Kostic, manco mi ero accorto che fosse in campo. E voto 5 a Miretti che francamente è entrato in campo e ha sbagliato tantissimo, non tanto, tantissimo, anche lui. Massacriamo pure Miretti, va bene, massacriamo pure Miretti, ha sbagliato, d'accordo. Senza voto a Milik, che entra in campo e si fa due sgambate e nulla più. E mi dispiace tanto, ragazzi, mi dispiace veramente un botto, cambio schermata. Mi dispiace un botto perché ci credevo, ma più che altro ci tenevo ad andare in finale di Europa League. Ci tenevo, era una cosa a cui tenevo. Non ci si è riusciti, l'anno prossimo non ho idea di quali prospettive ci possano essere, mancano 3 partite di Serie A che non dico che siano inutili, ma quasi, non si può neanche iniziare a pensare all'anno prossimo, è un momento duro per i tifosi della Juventus, passerà, l'unica cosa che posso fare è ringraziarvi per il vostro supporto, le vostre opinioni, per i vostri commenti, le vostre discussioni, i vostri ragionamenti, tutto. Non posso fare altro che ringraziarvi, perché anche nei momenti più duri, nei momenti più difficili,
So che dall'altra parte dello schermo, anche se registro le 2 di notte e rotte, poi la mattina dopo c'è sempre qualcuno pronto ad ascoltare quelle 2 o 3 cazzate che ho da dire, commentarle e farmi sentire parte di una community speciale come quella che abbiamo costruito.